l'una meno 20. E ci sono tante persone che ancora sono svegli. Questo messaggio della parola di Dio, parola della salvezza, da Mario Nardone, ma è parola di Cristo Gesù. Vi voglio condividere con voi in Luca capitolo 24, dal versetto 36. E poi il Signore ci guida mediante il suo Spirito di commentare la sua parola guidata dallo Spirito Santo. Spero che la batteria mi dura in fine che il messaggio finisce. Un buon ascolto della parola di Dio. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse loro: pace a voi. Ma essi, terrorizzati e pieni di paura, pensavano di vedere uno spirito. Allora Gesù gli disse loro: perché siete turbati? E perché nei vostri cuori sorgono dei dubbi? Mi voglio fermare un attimo fino a qua, siccome Gesù era morto e loro, i discepoli, erano chiusi nell'alto solaio a Gerusalemme. E pensavano, con tutto, che il Signore più di una volta aveva parlato di queste cose, che lui doveva soffrire, il Cristo che era portato come un agnello muto al macello e messo in croce, e poi al terzo giorno lui risuscitava. Ma l'uomo, se non c'è la rivelazione di Dio, l'uomo carnale non può ricevere le cose spirituali. Le cose spirituali li riceve l'uomo spirituale. E siccome ancora loro non avevano ricevuto la potenza dall'alto, il battesimo dello Spirito Santo, sì, avevano Gesù accanto. Appunto perché avevano Gesù accanto, Gesù allora ai discepoli parlava senza parabole, parlava apertamente, ma loro ancora non avevano capito. Ora adesso andiamo più avanti, così capiremo con l'aiuto che il Signore ci benedica la sua parola. Infatti, loro si aspettavano che Gesù non risuscitava, non l'avevano capito, lo piangevano. E Gesù, che loro erano a porte chiuse, si presentò. E loro pensavano che era uno spirito, un fantasma, come diciamo noi qua alla siciliana. E gli disse quello che ora leggiamo, ora più avanti. Va bene? Allora leggiamo la parola e poi commentiamo. Allora egli disse loro: perché siete turbati? E perché nei vostri cuori sorgono dei dubbi? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché erano forate. Perché sono io, toccatemi. E guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, ma come vedete che ho io, che era di carne e ossa Gesù, dopo morto e risuscitato, è salito alla destra di Dio Padre. E si è portato un corpo come il nostro, ma glorioso, pieno di luce, un corpo che non sarà corrotto nell'eternità. Il figlio dell'uomo, cioè la parola di Dio fatta carne, fatto uomo, perché sulla terra Gesù Cristo è stato vero uomo e vero Dio. E allora ripeto, e dice così, dal versetto 39 di Luca, capitolo 24. Dice così: guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono io, gli dice Gesù ai discepoli. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che io ho. E detto queste cose, e detto questo, mostrò loro le mani e i piedi, perché erano forati. Dice: avete visto, sono io quello che era messo in croce. Ma poiché essi non credevano ancora, per la gioia ed erano pieni di meraviglia, Gesù gli rispose e gli disse loro: avete qui qualcosa da mangiare? Ed essi gli diedero un pezzo di pesce arrostito e un favo di miele. Gloria a Dio. Ed egli li riprese, ed egli li prese, cioè prese il pesce e il favo di miele, e mangiò in loro presenza. Poi
Poi disse loro: queste sono le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi, cioè prima di essere in croce e morire e risuscitare, che si dovevano adempiere tutte le cose scritte a mio riguardo. Lo metto più vicino perché non so se si sente bene l'audio. Perciò ripeto, poi disse loro, poi disse loro, queste sono le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano adempiere tutte le cose scritte a mio riguardo nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Perché già nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, già parlavano della venuta di Cristo Gesù che doveva venire. E questa è una cosa molto importante. Non parlavano di Maria, non parlavano di Padre Pio, non parlavano no, di chi sia altro nome, ma parlavano di Gesù. Nel Vecchio Testamento, io parlo 3.000 anni fa, 4.000 anni fa, 5.000 anni fa. Già, i profeti, Dio, Gesù stesso, gli ha fatto vedere che lui doveva venire, il sommo di tutti i profeti, il sommo di tutte le cose, Gesù il Signore, che Gesù significa Dio salva, e solo lui ci può salvare. E allora aprì loro la mente, dicendoci queste cose ai discepoli. La mente dei discepoli fu aperta, infatti qua dice, allora aprì loro la mente perché comprendessero le scritture. E disse loro, così sta scritto e così era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicasse, lo ripeto, e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento, nel nome di chi? Di Gesù Cristo, e non di Maria Maddalena o di Maria mamma di Gesù, che poi questa non è Maria mamma di Gesù, quella che chiamano Madonna. Maria è una santa donna che io stimo, che quando sarà ci vediamo nel regno dei cieli, tutti coloro che amano Gesù. Un giorno ci incontreremo con Abramo, con Isacco, Giacobbe, Mosè, gli apostoli, sia i profeti, i santi del Vecchio Testamento, che sia anche quelli del Nuovo Testamento, la Chiesa, i 12 apostoli e tutto il resto, fino adesso, quelli che sono morti in Cristo Gesù e quelli che sono vivi, tutti quelli che camminiamo in santità nella parola di Cristo, ci vediamo nel Regno dei Cieli. Abbiamo questo premio. Perciò Maria, la vera mamma di Gesù, è una santa donna, ma lei è in riposo, come tutti gli altri santi che sono morti, hanno fatto il suo dovere nella terra quando erano vivi. Maria ha fatto il suo dovere, è stata obbediente a Dio quando Dio mandò l'angelo Gabriele, l'angelo della buona notizia, annunciò la nascita del Cristo, del Padre Eterno, il principe della pace, l'Emanuele, Dio con noi. E allora andiamo avanti. Perciò, ripeto, nel versetto 47 di Luca, capitolo 24, Gesù parla ai discepoli e dice così: e che nel suo nome, cioè nel nome di Cristo, si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati. Perciò, in Gesù Cristo noi siamo perdonati. E noi, Gesù Cristo, dobbiamo fare ravvedimento dei peccati e siamo perdonati e salvati per grazia. Solo in Gesù Cristo. Io ribatto sempre nella stessa cosa perché questa è la parola di Dio. Tutta la parola di Dio parla di Cristo Gesù, sia nel Vecchio Testamento e sia nel Nuovo. Anche nella prima pagina della Genesi, nei primi versetti, la prima cosa che Dio creò fu la luce, prima che ancora ci fosse il sole e la luna e le tenebre. La luce sopra le tenebre. La luce è Cristo Gesù. La luce che poi è venuta nel mondo, ma il mondo non l'ha riconosciuto. In Giovanni, nel primo capitolo di Giovanni, parla proprio così: nel principio era la parola. La parola era presso Dio e la parola era Dio.
Dio. La parola sappiamo che è Gesù Cristo. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, cioè di Lui Gesù Cristo, la parola. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta, gloria a Dio. In Lui era la vita nella parola e la vita era la luce degli uomini. Avete visto? Tutto quello che io vi dico, anche se non lo leggo, è scritto nella Bibbia, perché rimane nel mio cuore, nella mia mente, grazie allo Spirito Santo. Ed ecco, io mando su di voi la promessa del Padre. Che cos'è questa promessa del Padre che manda sopra i discepoli? Ma non soltanto sopra i discepoli, sopra tutti coloro che credono in Cristo Gesù. E ora lo leggiamo. Ed ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. La potenza dall'alto è il battesimo dello Spirito Santo. Chi non è rinato di acqua e di Spirito, cioè di battesimo in acqua e di Spirito Santo, non può entrare nel regno dei cieli, dice il Signore, la sua parola, la parola fatta carne, il Verbo di Dio. È la parola di Dio, la parola. Per me che io parlo. E questa parola è mia, Mario Nardone. Ma questa parola, la Bibbia, è la parola fatta carne. Gesù è la parola fatta carne. È Dio stesso. Gesù fatto uomo. Dio si è fatto uomo per salvare noi, l'umanità, a tutti coloro però che credono nel suo sacrificio. Fratelli, ho avuto il segnale che la batteria si sta scaricando. Prima che si scarica, il messaggio. Lo terminiamo, per grazia di Dio, e spero.